Ragazzi, lasciate like e iscrivetevi al canale per avere nuove news su Apple e sui suoi collaboratori. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Matteo e gran ritorno, perché ben ritornati sul mio canale. E oggi andremo ad unboxare l'iPad mini. Allora, lo so che è uscito l'anno scorso, però volevo anche dirvi che comunque ne vale la pena. Andiamo a vedere nel dettaglio effettivamente. Togliamo la pellicola. Via la pellicola. Io l'ho preso la 64 giga versione wifi. Non ci sono i sigilli, dobbiamo solo andare ad aprirlo, a sollevarlo. Ed eccolo qua. Allora, questa scatola la mettiamo due secondi qua. Guardate quanto è piccolo, cioè 19 cm di iPad mini, voglio dire. Allora, qua si intravede già la fotocamera e adesso possiamo andare avanti. Allora, spellicoliamolo. Eccolo qua. Due secondi che lo pulisco un po', perché non c'è mostrato 5 ditate che sono quanto la torre di Pisa. Per il momento la scatola la mettiamo da parte e guardate quanto è, innanzitutto quanto è piccolo, ma quanto è bello, cioè nel suo piccolo è veramente bellissimo. Ovviamente, come tutti gli iPad dal 2021 in su, c'ha noi bordi, però fa eccezione solo l'iPad, quello, l'iPad di nona generazione. Questo quello di sesta generazione, chissà se ne uscirà un altro. Comunque, adesso andiamo a vedere cosa altro c'è nella scatola oltre a l'iPad. Ecco qua. Allora abbiamo il due secondi. Ok, abbiamo i soliti libricini. Libricini per chi ha acquistato la versione con il cellular, avrà anche la spilletta, ma la cosa più importante sono gli adesivi. Eccoli qua. Poi del resto abbiamo un caricatore da 60, da 20 watt, che può essere utilizzato anche tranquillamente per gli iPhone. Andiamo anche a spellicolare questo. Qua sopra c'è una minestra. La particolarità è che abbiamo questo cavo che è USB-C, USB-C, guardate, USB-C e USB-C anche da questa parte. Tutte queste belle cose le mettiamo da parte, togliamo tutto, vai, togliamo tutto. Ho comprato anche una cover da Amazon, vi lascio anche di questo link in descrizione. Eccola qua, è classicissima. Allora, andiamo ad accendere l'iPad, dopo vi dico un po' più di cose su questo nuovo design che Apple ha portato agli iPad mini. Si sta accendendo. Intanto quello lo potete acquistare o di colorazione grigio siderale, che è questo, il classico, oppure di colorazione rosa, viola o galassia. Allora, invece di capacità 64 giga o 256. Ecco qua, facciamo uno scroll e ci fa scegliere già la lingua. Quindi adesso andiamo a scegliere la lingua. Tutte diciamo le impostazioni generali che ti chiedono appena lo accendi.
vi lascio alla recensione. Nel frattempo lo configuro. Allora, nel frattempo che stavo facendo il setup, mi sono ricordato che questo iPad mini ha questo tasto qua, che vedete che è più grande rispetto, diciamo, a quelli degli iPad normali, quello di nona generazione. Ecco, tipo l'iPad Air ha il Touch ID integrato nel tasto d'accensione, che è una cosa molto particolare. Allora, adesso vado a posizionare il dito e vedete che me lo sta configurando. È una novità apportata a tutti gli iPad mini, cioè tutti gli iPad mini dal 2021 in su, ed è come e ci chiede anche di configurare un'altra impronta, però lo configuriamo in seguito quest'altra impronta. Guardate qua, cioè io riesco a scrivere con due mani su questa tastiera e quindi è veramente mini. Ok ragazzi, ho abilitato il Touch ID, ho concluso la configurazione dell'iPad. Come vedete, iOS, iPadOS 11, che è a bordo di questo iPad, è configurato molto bene, cioè perché è adatto a questo iPad, perché ci sono alcuni tablet di questa misura, con lo stesso schermo, che hanno delle cose zoomate che non vanno proprio bene. Invece iPadOS 15 è adattato molto bene e lo sarà ancora di più iPadOS 16, che dovrebbe uscire a breve. Come vedete è come se aveste un iPad normale, un iPad Air, solo che è uno schermo più piccolo. È molto adattato. Io quando dovrò portare questo iPad in giro, mi sentirò una specie di Leonardo da Vinci, perché Leonardo da Vinci quando andava in giro si portava sempre in tasca il suo taccuino. Ecco, questo nelle tasche ovviamente un po' più grandi, cioè non sta nella tasca del mio jeans, ma nelle tasche un po' più grandi, che ormai tanti pantaloni hanno, questo ci entra. Quindi mi sentirò Leonardo da Vinci nel momento in cui l'andrò a usare, perché Leonardo da Vinci nel suo taccuino l'aveva portata in mano la penna e scriveva subito. Pure in questo caso con la pencil, che potete acquistare solo quella di seconda generazione, questo è un bene, è possibile acquistarla perché è compatibile con questo iPad, è adattato a una generazione di iPad piccola, ma dentro è molto grande, un corpo piccolo ma dentro ha tantissime e ha tantissime cose, per esempio il Touch ID e il design non ne parliamo proprio. Comunque, andando alle specifiche tecniche più tecniche possibili, abbiamo un bordo di 194,4 millimetri, cioè praticamente la mia mano. Invece in termini di larghezza, quindi qua, abbiamo 134,8 mm. Abbiamo uno spessore di 6,3 mm. Abbiamo la Type-C, cioè nemmeno nell'iPad di nona generazione abbiamo questo tipo di porta, abbiamo il Lightning ancora là. Abbiamo le casse stereo, due qua e due da questo lato. Abbiamo i vari microfoni integrati nelle casse, questo è un bene. Abbiamo il connettore per la Apple Pencil, il Touch ID con il pulsante d'accensione e i tasti del volume su e giù. Quindi è tutto messo sopra, cioè a nord, cioè io lo divido nord, sud, ovest e est, oest e ovest. Quindi a nord hanno messo tutto. Tutto là sopra, non so perché questa scelta, da questo lato avrei capito perché qua non potevano mettere niente, proprio perché la pencil è quanto l'iPad, ve lo giuro, questo è meno spesso, più spessa la pencil. Ha a bordo, poi una cosa che mi sono dimenticato, da questo lato, quindi est-ovest,
ci sarà la porta per l'alloggiamento per la nano sim. Non sarà una sim normale, ma il nano sim. Parlando di schermo, abbiamo un retina da 8,3 pollici e un multitouch retroilluminato LED con tecnologia ovviamente IPS, 2266x1488 pixel a 326 ppi, pixel per pollice sarebbe. E TrueTone, tutte diciamo le tecnologie avanzate di Apple. Come processore abbiamo la 15 bionico con architettura 64 bit con 6 core di CPU e una grafica 5 core Neural Engine con 16 core, con 16 core. Abbiamo la fotocamera che è un grandangolo a 12 megapixel con il diaframma di con apertura f/1.8, un zoom digitale fino a 5x e un obiettivo a 5 elementi. Le varie tecnologie, le modalità di scatto, vi fa il video a 4K 24 fps, HD a 1080, HD a 720p, 25 fps, 30 fps, queste cose qua. E questa è una FaceTime che è veramente veramente buona. Adesso vi faccio una foto della scatola, proprio per farvi vedere che è una fotocamera di un iPad, sì, ma si fa rispettare. Eccolo qua, questa è la foto, vi farò sentire anche l'audio. Vi faccio vedere una specie di selfie, faccio un auto selfie alla telecamera. Qua c'è il tasto, ok, non so se è riuscito. Comunque guardate com'è comunque definito bene, cioè non proprio bene, comunque per essere una fotocamera di un iPad non è niente male. Come ho detto, c'ha lo zoom a 5x ed è adatto benissimo. Guardate, anche se io lo metto così, ci sarà sempre e comunque tantissimo spazio nella schermata. Parlando di iOS 16, vi faccio vedere che effettivamente c'è iOS 15, scusatemi, mi sono sbagliato. iOS 15.6, iPadOS 15.6. E possiamo, vabbè, la luminosità massima è questa, è un pannello veramente buonissimo per essere un pannello di 2 dimensioni. E che dire, è veramente veramente un corpo piccolo, un processore che comunque è uno dei processori è il processore migliore in Italia in termini di tablet. E ha una posizione veramente veramente alta nella classifica dei tablet 2021-2022. Ancora nel 2022 questo viene comprato tantissimo. E che dire, questo secondo me è l'iPad che è adatto alle persone che vogliono portarsi dietro una cosa più grande, sì, dell'iPhone, del telefono, ma allo stesso tempo potente e non troppo ingombrante. Questo può essere usato come un libro, perché vi faccio vedere, guardate la cover, anche la cover è bellissima, 10 euro di cover su Amazon, veramente ne vale la pena. È un libro, cioè è un libro a tutti gli effetti con la fotocamera. Ovviamente con questo si possono scannerizzare documenti, di tutto. Comunque questo nel 2022 vale ancora la pena comprarlo. Secondo me è un iPad speciale, perché gli iPad mini erano concepiti come gli iPad di generazioni precedenti. L'iPad di nona generazione, che in questo momento non ho,
prima l'iPad mini era basato su quell'architettura, su quel design, ma in un modo differente, con lo schermo più piccolo. Invece adesso l'hanno modificato, hanno preso l'architettura degli iPad Pro, degli iPad Air, e ce l'hanno messo ci hanno messo sopra uno schermo un po' più piccolo, un pannello, ripeto, spaziale. E secondo me questo piccolo corpo ospita un processore bello potente, quindi state attenti. Per carità, il prezzo lascia un po' a desiderare, però ricordiamoci che Apple è Apple. Vi faccio vedere cosa vi danno nella scatola, oltre all'iPad, il caricatore, tutti i libricini con gli adesivi e vabbè, la scatola che è una delle scatole più belle per gli iPad. Ovviamente questi sfondi li andate a trovare anche su Google, li potrete cercare per i vostri tablet. Vi lascio anche quei link in descrizione nel caso voleste avere questo sfondo sui vostri iPad o sui vostri tablet. E per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Il prossimo video ospiterà Apple come al solito, o ospiterà addirittura un sito di ricondizionati. Andiamo a vedere un poco nel prossimo video. Ciao!